Buongiorno, buongiorno perché per me oggi è mercoledì mattina, più o meno mattina, mezzogiorno. Allora ragazzi, siccome mi sono girato i coglioni ieri, come avevo promesso, se perdevo comunque tra quello non avrei portato più nulla, ma essendo che non abbiamo perso, io continuo ancora con questa squadra di merda. Anche se raga, parliamoci chiaro, questo non è un modulo per me. La verità è questa. Allora, facciamo fuori un po' del Piero. Mettiamo lui qua. Mettiamo Davids. Pedri. Come dice Lille, metti in linea. Così, poi. Uno, due, e tre. Ok. Perché non è cazzo mio giocare così, raga. Allora, niente. Non rischiamo neanche di salvarci, raga, incredibile. 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 No, ma che accetta tre tacchi? Mi auguro di no. Vediamo qua, qualche pinghia Camavinga lo metto, però lo metto. Beckenbauer, Alisson. Skriniar Pereira. Allora, mica questo c'ha più 16, più 17, più 3, più 10. Puttana maiale, però lì è difensivo. Pure questa bene, ognuno. Porca troia. Sono capatosta, ragazzi.
Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento con il nostro sport preferito. Se avete amici che ancora ritengono il calcio soltanto un gioco, mostrate loro le belle immagini che ci arrivano dalla partita di oggi. Gli spalti sono gremiti, l'allegria e i colori la fanno da padroni. E non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di... Iniziate, io stavo vedendo, stavo facendo altro. Benissimo. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate con noi. Latignano, Simone 78. Ok, perfetto. Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. E non salta. Io raramente gioco di mattina, raga. Sono stati ottimi, ma chi lo marcava? E la partita è iniziata. Madonna mia, missili laterali. Ragazzi, purtroppo di alcuni giocatori non potrò farne a meno. E noi che ci parliamo. Prova questo, prova quel, metti quello. Alcuni fanno cacare proprio, non riesco proprio a utilizzarli, raga. Quelli che posso mettere, metto. Ma in attacco? No, no, basta scelta, raga. Sono tutti lettera C, D. C'è spazio, occhio. Batistuta. Batistuta. Dai, il tiro di merda che ho fatto. Se quel tiro fosse stato nello spazio, avrebbe creato seri problemi al portiere. Gli è mancato un pizzico di fortuna. Vediamo se può capitalizzare. Ah, vabbè. E passa. E che fa? Gli ho dato lui di nuovo. Va alla ricerca di un compagno davanti. Cercano un'azione veloce. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Rummenigge. Ma io la devo tirare con Rummenigge, devo perdere tempo. Rummenigge. Tiro. Così, vaffanculo, tiro, mi interessa. Quello è l'unico con i piedi migliori. Mi partono all'attacco direttamente dalla propria area. Non ci vuole davvero niente per ribaltare la situazione. Tenta. Non è Pave. Questo è lato sala, raga, stiamo parlando lato sala. Per quel lato me l'ho rotto i coglioni. I numeri non li ho aggiustati, ecco. Bravo, ma ficcato. Ma guarda l'acqua. Bravo. Bravo. Ruba palla in modo magistrale. La mette in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. Pedri. La gioca in profondità. Che botta! Grande parata di Onana! Latignano, Simone 78. Rummenig, Camavinga. Saka, prova a darla profonda. No, vabbè, raga, dai, mo ho visto tutto. Non ci credo, raga. No, non ci credo. Mamma mia, come sta smarmellando di brutto. Non ho visto la formazione di questo, raga, perché non riesco a fare un cazzo, raga. Al di là del gol, non riesco a fare nulla. Ma se è palla mia, cosa fischi fuori gioco? Cioè io questa cosa non lo capirò mai. Vabbè, tutto a posto, ma niente, tutto a posto.
Ok, tutto a posto. Vabbè, cosa, dai. Sarebbe servito un po' più di precisione. Sono stati bravi ad allargare le maglie avversarie e arrivare al cross. Per la difesa è un chiaro campanello d'allarme, Fabio. Ma guarda un po'. Guarda un po'. Rice. Palla filtrata per Batistuta. Pedri. Ma che cos'è sto passaggio? Scusa, ma veramente. No, vabbè, va. Dai. Decide di giocarla in profondità e questo tentativo d'azione non va a buon fine. L'avversario non ha fatto buona guardia. Ah, pure un scema fa. A poi. Cross, perfetto. Secondo palo. Ok. Sicuro qui l'intervento del portiere. Palla filtrata per Batistuta. E trova il compagno. Se ne va. Prova a sfondare. È un fischio fa. E io la do a lui. E io la do a lui di nuovo. Ma incredibile, raga. Ma che cosa hanno combinato, raga? Ma che cosa veramente hanno fatto? Ma se veramente farà così schifo il 24, mamma mia. Mamma mia, raga. Madonna, me. Niente. Il giocatore 97 velocità che vanno a 20. Non a 97. Lele, fai il tira giro, gli abbraccio. E questa volta loro ancora maggiore sicurezza. Un tiro di rarissima bellezza, una parabola meravigliosa, semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo me la cercata e la messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. Babbo. Boh. Alla Spegnese almeno. Va bene. Ho detto io. Vabbè. Grazie. Vabbè.
non ho visto avversari. Distratto come sempre da queste sirene quotidiane. La vita ci lascia dare stemma. Italia, Brasile. Che cosa sta palla sta? Capitano. Mio capitano. Due mancini ha messo. Boh. Vabbò. Ben ritrovati amici telespettatori, un altro appuntamento calcistico di spessore che vi offriremo in esclusiva. Si dice che l'attesa di un evento sia fondamentale per poi goderselo al meglio. Beh, ora l'attesa è finita. Si alza finalmente il sipario. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico. Ciccio. E non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Quella. Ma? Ah, cross joke, non capito. Ma. La morte da mamma, che non dici come la punizione, ma non è così incredibile. Luca, chi farà la differenza oggi? Ovviamente Guardiola, il maestro del centrocampo. Che cazzo c'è in porta? Madonna, mi costa indietro il gioco. Il portiere la calcia lontano. Neymar la mette sulla sinistra. Vai col cross. La mette dentro. Voglia evitando di farsela rubare. Palla riconquistata immediatamente. Marquinhos. Ah. Perfetto. Ci possiamo di angolarlo. E tu sei ben gruso, dici. Si è lanciato sulla palla come un avvoltoio. Grande senso del gol. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante. Di quelli certi che numeri che stanno proprio. Cosa sta per accadere? L'Italia si trova Davide, già in svantaggio. 17, ragazzi. Stiamo scherzando. Raga, incredibile. Vabbè. Lasciamo perdere. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Ancora. Ma no, vabbè, il pitbull si è fatto alla palla. Bellissimo. E te lo devi portare sul desk per forza. Ed è gol. Ovvio, Nico. Ovvio. È un gioco di merda. Stai a fare esultanza. Mi ricorderò anche di questo. Va bene. Al minuto 17 e 16. Perfetto. Non ha minimamente scalpito la loro fiducia e sono andati immediatamente a pareggiare. Perfetto. Brutta testa di cazzo. Perché sai che ti castemo. Lo sapete benissimo, visto che vi state esultando contro di me. Si riparte di nuovo in parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo.
pallone è fallo. Sapete cosa è andato incontro, vero? La faccia sul tanzo. Non, non si può fare sultanza, vero? Testa di cazzo. Tacca giù come dice Lele. Che mi dimentico sempre sul kick off. Devo imparare a fare le tacche, raga, le tacchette, inutili. Me voglio me. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Pedri. Messi, pronto al tiro. Sì. Da per dar retro a fare. Qui può partire il contropiede. Bale. Questo è un sì, grazie. Un po' meno discutibile. Sceglie di andare per via verticale. Rubare palloni così non è mai un caso. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ma che De Pio si è fermato? Ma che minchione fa? Dai, crossa. Cross verso il centro dell'area. Perfetto. Alla ricerca di un compagno davanti. Era al posto. Ma che coglione del pie che se ne va, raga. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Pallone interessante in verticale. Palla filtrante per Salah. Ora Batistuta. Vabbè, non è fallo là. Va bene. Va bene. Fuori gioco, perché? Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Ma dove cazzo la dai, malignettacci tua. Figlia di puttana. Piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. Vai, Occio, va la prendo, Occio, va la prendo. La prende, non l'hai preso e tu lo sei preso in culo. Festeggiate prima, non stai festeggiando.
tacca giù. E a Saldan. Sceglie di andare per vie verticali. Ci prova con un pallone profondo. Salà prova a crossare. E attento e allontana senza problemi. Ecco un'occasione di contropiede. Vede lo scatto. Sì, sì. Te gioca con tua sorella, dai. Non è fallo là, no. Crossa. Che è successo? Non è segnato. Scritta a favore, mannaggia. Gliela metto in gol, che è sul tanto, ma. Gliela metto in gol. Gliela scappa in gol. Dai, attacca, attacca, Ciccio Cutrone, là. Ciccio Caput, come si chiama? Attacca, attacca. Pedri. Vince il duello, la fa sua. Cerca la fondo, palla al piede. Davids. Mamma mia, da tanto. Sì, ne stai giocando con tua sorella, te l'ho detto. C'erano buone opzioni di passaggio. Davids. Ora va distrutta. Ma perché gliela dà lui quando stava quell'altro lì? Ma vi chi ha Seuda? La gioca sulla destra. Saka. Bale. Ci prova con un pallone. Oppla. Eh sì. Mi sta andando male, guaglio, che è successo? Non fai più le sultanze. Ah, coglione. Perché mi dici coglione? Perché sei un coglione. Coglione, non fai più le sultanze. Coglione. Mannaggia, chi te strabbi, non fa più le sultanze. No. Vabbè, mettiamo il buon... Lui qua, dai. Le sultanze. Fai le sultanze. Che cazzo fai? Ma che cazzo ha fatto quello? C'è spazio da sfruttare in verticale. La butta via, non trova altre opzioni. Riconquistano il pallone e il pallino del gioco. C'è l'opportunità per il contropiede. Che pallone di attacco. La box pannella a port, che già fa le sultans come Dave. Ecco perché non sto tirando sempre. E qua volevo fare lo scemo con Cruyff, ma non si può fare con Cruyff lo scemo. Fai le sultanze, fai. Oh, tira G. Me, spacca la porta. La muerte, data. Ho detto che stai giocando con tua sorella, e come te lo devo spiegare, io?
cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Palla in avanti verso il compagno. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ci prova con un passaggio filtrante. Non è stato servito bene qui. Prova a darla profonda nello spazio. Serie di finte. Pallone sul fondo, sì, sarà rimesso in gioco da calcio d'angolo. Due punti per andare in D3 di nuovo, boh, in due partite. È fuori gioco, oh. Ah, beh. Fai l'esultanza, falla di nuovo l'esultanza. E falla, che cazzo. Senti, l'esultanza, la prossima volta scappati lungo. Capito, Giovano? Ma tra lì proprio nel buco del culo. Testa di cazzo. Cioè, guardate, le uniche che ho perso sono contro questi due parassiti. E roba da sima. Napoli, quanto mi state sul cazzo. Non mi stancherò mai di dire. Vai a fare in culo, vai. Ciao, raga, due punti, due partite. Boh, staremo a vedere.